E Bercani dall'altra parte, la squadra di coach Vincent risponde con Pasa, Dojkic, Peters, Zandalasini e Rupert. La palla 2 alzata in questo istante, vinta subito dalla Virtus, che con Dojkic prova a involarsi in attacco, ma un rimpallo sfavorevole alla playmaker croata dà la palla a Venezia. Dojkic e Pasa, che ormai giocano stabilmente nel quintetto di coach Vincent, teoricamente sulla carta partirebbero entrambe come playmaker, ma il coach francese della Segafredo le sta giostrando in questo modo. Cuir, penetrazione stoppata da parte di Peters, allora Zandalasini in transizione, ancora per Peters che si prende il jumper dalla media distanza, i primi due punti, supera la metà campo, chiama palla Shepard in post basso. Non riesce a trovare la via del canestro, però la Reyer gira bene il pallone con Bercani, che ancora si prende la tripla in cabina di regia per Venezia. E anche Venezia, come la Virtus, un po' ha due giocatrici che si dividono la cabina di regia, perché Bercani e Villa molto spesso si alternano in fase di playmaking. Dojkic dentro per Rupert, che questa volta Rupert meno 6 in Segafredo, ma Venezia dall'altra parte prova a correre in questo inizio di partita. Kubai in post basso marcata da Rupert, semigancio di Kubai, Fassina, blocco di Kubai che poi si butta dentro, non riceve palla, adesso sì, Lorella Kubai va di nuovo fuori per Matilde Villa, Fassina a questo appunto lo spazio per la tripla, ma ne ha subiti 29, che sono obiettivamente tantissimi, soprattutto in una partita tra prima e seconda della classe. Dojkic riceve il pallone, pick and roll di Peters che poi si apre, non riceve, allora Dojkic si mette in proprio. Anche altre giocatrici della Reyer hanno giocato e sono cresciute nel college, come per esempio Mariella Santucci, che questa sera sta guardando la partita dalla tribuna perché è ancora infortunata. Meno 9 per la Virtus, che prova a farsi sotto in questo inizio di secondo quarto, 7 e 18 all'intervallo lungo. Matilde Villa, canestri puliti, ma non solo canestri, soprattutto tiri puliti. Makurat contro Pasa, penetrazione, scarico per Shepard, giocata benissimo, che si arrabbia nuovamente con una delle sue giocatrici. Zandalasini si mette in post basso perché è marcata da Bercani, che le cede chili e centimetri. Allora Zandalasini scare tra virgolette con la caviglia per vedere di che entità è stata la botta. Fuori Peters, la tripla in attacco, arriva la palla rubata da parte della Segafredo, allora Villa contro Dojkic, cambio di mano, fuori per Pan da tre punti, altri due punti, penetrazione, Peters, fallo della difesa di Venezia, c'è il canestro, ci sarà un altro tiro libero aggiuntivo per Ellie Peters, che forse in questo momento è l'unica che non ne vuole sapere di uscire sconfitta. Giocatrice dalla capacità e dalla foga agonistica assolutamente da sottolineare, quest'anno è arrivata un po' in off season con qualche dubbio, nel senso che la partenza di Laxa aveva lasciato ovviamente questo libero aggiuntivo dopo il canestro e fallo, e allora meno 8 Virtus. Pan aspetta l'uscita dei blocchi da parte di Villa, che elude la difesa di Pasa, poi apre per Pan dall'arco dei tre punti, ci scappa Pan, e allora Cox corre in contropiede, vediamo se si prende il tiro. Zandalasini che va a segno, c'è anche un gesto di stizia da parte di Cecilia Zandalasini, che chiude così la sfida, e allora Venezia